Espirato qualche ora dopo il ricovero in ospedale, uno dei due centauri coinvolti nell'incidente stradale autonomo registratosi la scorsa notte di ieri a Caltagirone intorno alle ore 21 lungo la via Fontanelle. Francesco Ledda, 26 anni, questo è il nome della vittima che è deceduta a seguito delle gravi ferite riportate. La dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Caltagirone dovrebbe essere ormai chiara. La moto, peraltro di grossa cilindrata, è stata ritrovata a oltre 120 metri dal punto in cui i due sfortunati avrebbero perso l'equilibrio. Per Francesco Ledda, 26 anni, sposato e padre di un bambino di poco più di un anno, non c'è stato nulla da fare. I tentativi dei medici dell'ospedale di Gravina di Caltagirone, che hanno tentato di strapparlo dalla morte, sono risultati vani. Il giovane è deceduto a seguito dei politraumi riportati a seguito della stessa caduta. Rabbia e disperazione per i familiari della giovane vittima che non riescono ancora a rassegnarsi per la perdita del loro congiunto. I due feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118.